Ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo sarà l'ultimo video del 2021. Sarà il video nel quale insieme percorreremo un po' il mood dell'anno. Vi voglio mostrare quelli che sono stati i prodotti che davvero per me hanno fatto la differenza. Alcuni, se avete visto i miei più recenti video degli ultimi mesi, sono entrati di diritto e a gamba tesa nella mia top. Non ho contato quanti prodotti, e quindi sono prodotti che davvero mi piacciono, che ho utilizzato tutto l'anno, e quindi voglio ripercorrerli tutti insieme a voi. Prima di iniziare però vi voglio chiedere se vi va di iscrivervi a questo canale e lasciare un bel pollice in su, perché questo mi sostiene, mi fa capire anche che tipo di contenuti vi piace vedere sul canale e magari mi aiuterà anche a portarne altri se volete lasciare dei suggerimenti nella sezione dei commenti, perché vi leggo e vi rispondo sempre. Dato che voglio parlare di alcuni prodotti corpo, capelli e poi sarà prevalentemente make-up, vorrei iniziare dagli accessori, perché c'è stato un brand che si è distinto per la sua etica, per la professionalità e anche per la qualità del prodotto, ovvero Ana Luisa. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, vi ho postato dei contenuti per farvi intravedere qualcosina e alcuni di voi mi hanno scritto in privato: ma cosa sono, ma come sono? Adesso vi faccio vedere tutto. Loro producono bracciali, collane, orecchini, e questi orecchini, vi farò il close up, da quando li ho ricevuti, li ho disinfettati con acqua ossigenata e con alcol puro, quello di rosso diciamo per intenderci, non mi hanno mai dato fastidio, mai si sono staccati, non si sono anneriti, non li tolgo per fare la doccia, sono qualcosa di sensazionale. E la cosa che mi piace è l'etica che sta dietro questo brand, ovvero la voglia di inquinare il meno possibile, utilizzare energia da fonti rinnovabili e utilizzare dell'oro riciclato, quindi comunque cercano di evitare, di ridurre al massimo sprechi e consumi, e mi sento di appoggiare e di sostenere i brand che fanno questo tipo di scelte, perché secondo me serve che dall'alto qualcosa cambi. E dato che la qualità mi è sembrata davvero eccellente, loro mi hanno mandato i prodotti, non mi hanno pagato, non mi hanno detto nulla, mi hanno detto: te li vogliamo fare provare, se ti va parlane, e io ve li metto direttamente a gamba tesa nei prodotti preferiti dell'anno. Vi faccio vedere anche come è arrivato il tutto e come arriverà a chiunque di voi dovesse mai fare un ordine. Mi è arrivata questa confezioncina di cartone. Quando voi la aprite, all'interno c'è la scritta "Thank you" e poi "Ana Luisa, made from 100% recycled paper", quindi già questa carta è tutta fatta, deriva da cartone completamente riciclato, da carta riciclata, quindi già questa è una cosa secondo me meravigliosa. Poi all'interno c'è un QR code per i creators, insomma per accedere all'area dove ci fanno vedere il tracking code del pacco che deve arrivare, e nello specifico loro mi avevano chiesto di fare una selezione di diversi prodotti e hanno scelto loro, quindi ho avuto la sorpresa anch'io alla fine di inviarmene tre. Io avevo mandato sia gli orecchini, gli anelli, loro alla fine mi hanno mandato tre paia di orecchini, uno è quello che indosso. Adesso vi faccio vedere anche gli altri. Sono questi cerchietti che non starete vedendo mai, ma vi farò il close up, sempre con oro riciclato e le perline tutte giro giro, ed è un cerchio molto stretto, quindi questi io li vedo sia per chi ha più buchi alle orecchie e sia per chi ha i buchi normali come ce li ho io, i due. E l'ultimo, non per importanza, riguarda sempre questi cerchietti che sono ancora più piccinini e invece delle perline hanno i brillantini, e quelli che indosso invece hanno il filo d'oro normale più il doppio cerchio, quindi dà l'impressione di essere un doppio orecchino, come se avessi due buchi. Io sono rimasta stupita, quindi non mi perdo in chiacchiere, vi chiedo di guardare il loro sito perché davvero hanno un sacco di sconti, tantissimi sconti. Molto bene, direi di proseguire. Provo ad andare per ordine, ma alla fine non ci riuscirò, quindi pensando alla base
Non mi ricordo se anche l'anno scorso vi avevo menzionato questo prodotto, ma io lo utilizzo da 3 anni e non lo cambio, non riesco a cambiarlo. Ho provato altri, ma la consistenza di questo fondotinta e l'effetto di questo fondotinta e la durata di questo fondotinta mi piace tantissimo. È un fondo Sephora ed è il Sephora Glow, perché nella linea base di Sephora c'è anche quello mattificante, c'è quello al limite da 8 ore, una roba del genere. Questa è la versione Glow, che c'è scritto Glow sul tappeto. Utilizzo sempre il colore, la shade Miel Honey, e questa qui è il numero 24, è il fondotinta che utilizzo in qualsiasi video, in qualsiasi base, quello che vedete, quello che indosso oggi, ma è lo stesso che indosso sempre, quindi non potete vedere differenze perché utilizzo sempre lo stesso. E io sono molto fedele, quindi quando un prodotto mi piace lo ricompro all'infinito. Questo costa 17,99, mi è capitato di ricomprarlo perché l'avevo finito, e conservo anche tanti fondi di fondotinta, perché questo ha la pompetta, la svito e vado a raschiare il fondo del prodotto fino all'ultima goccia, quella che riesco a prendere ovviamente, perché proprio in fondo non riesco. Questo qui, se beccate gli sconti sulla linea Sephora, l'ultima volta mi è passato a 14,30 o 13,70, insomma, anziché 17,99 c'era il 30%, e ho potuto fare scorta prendendolo anche scontato. Parlando di base, non posso non parlare di questi correttori che ho divorato, mangiato e che adesso vi farò vedere, che ho preso nella sezione outlet del sito di Moolah Cosmetics un annetto fa più o meno, e sono i correttori che loro utilizzano per fare color correction. Ci sono sia le palette preimpostate sia le versioni refill, che dovrebbero essere ancora disponibili nella sezione outlet. Erano molto scontati, tipo 3 euro e qualcosa, beccai un super sconto e decisi di prenderli. Ho preso questo arancione che uso come base, che è lo 02, cioè io vi vorrei fare vedere anche com'è sudicio e che solco ho fatto a questa cialda. Io non lo so se rende, ma l'ho letteralmente divorata, ma mai come gli altri due, uno che utilizzo per illuminare e uno che utilizzo per correggere più salmonato. Quello per illuminare è lo 02 Ultra Light, e di questo davvero mi è rimasto ben poco, ma ben poco. La cialda sotto si vede parecchissimo e questo mi illumina, ma poi al di là del colore è proprio la consistenza del correttore, che è pastoso ma levigante, quasi emolliente, dura tutto il giorno, non si sposta, se lo fissi, se lo lavori bene non ti va neanche nelle pieghe. Io me ne sono innamorata, infatti mi sa che ora dovrò ricomprarlo, soprattutto l'ultimo, che è il salmone, che è lo 04 Ultra Light, e come potete vedere non mi è rimasto più niente. Io infatti vado a raschiare con la punta dell'unghia o di qualche pennello che ha il manico a punta l'eccesso, lo scaldo poi tra le dita e lo vado ad applicare sul viso. E questi correttori sono meravigliosi, se dovessero essere sul sito, nella sezione outlet o in generale, io mi sento di consigliarveli. E vi dico anche che il mio contorno occhi è come il deserto del Sahara ad agosto a mezzogiorno, e questi non mi segnano. Bene, abbiamo fatto la base, vorrei fare un attimo un velocissimo switch perché è molto rapido, base viso, insomma li avevo messi qui, non c'entra nulla né con la base né col viso, ma se avete visto i miei video sull'hair care routine vi dico che si conferma in pole position, e comprerò qualsiasi cosa visto che hanno creato l'essenza che è il profumo. C'è la candela che ho visto il bagnoschiuma, lo struccante, c'è la linea uomo, c'è il diffusore in bastoncini, c'è lo scrub, insomma poco a poco comprerò tutto, ma la linea Nashi Argan rimane veramente una delle migliori linee che io abbia mai provato sui miei capelli, che mi rende i capelli morbidi, setosi, lucenti, lascia un buon odore che ormai io non sento più perché sono assuefatta, ma ho provato anche la loro mist per capelli, costa 9,90, è una boccettina molto più piccola di questa, però quando voi lo spruzzate alla nuca, ragazzi, vi rimane quell'odore addosso meraviglioso. Infatti per questo voglio prendere il profumo, solo che devo andare a Firenze. Cosa, situazione pandemia, preferisco evitare, insomma vedremo, magari a gennaio mi lascerò tentare dai saldi. Ma se non conoscete Nashi Argan, vi dico che o i vostri parrucchieri di fiducia, se sono rivenditori ufficiali, li rivendono per l'appunto, oppure bisogna cercare uno store fisico, perché Nashi, come Primark, non spedisce.
Non mi chiedete perché, politiche aziendali che io personalmente non condivido. Base, allora abbiamo fatto il correttore, la cipria utilizzo sempre la stessa in polvere libera di Wycon, quindi non mi ci voglio sprecare. Una novità di quest'anno che mi è piaciuta tantissimo e che ho provato da Wycon è la loro terra. Ve l'ho già menzionato anche in un altro video, se non ricordo male, quest'estate è l'unica terra che sto utilizzando. Mi è rimasto qualche millimetro di bordo nella hula di Benefit, però non sto riuscendo a finirla perché alla fine scelgo sempre questa, che è anche la terra che utilizzo oggi, cioè che indosso oggi, e questa è la Bronzing Powder Terra Compatta, l'accento light. Quando io la presi dissi, mi sa che questa light su di me non si vedrà. Aspetta, devo riuscire ad aprirla. Su questa light su di me non si vedrà, invece sembra chiara. In realtà l'unico difetto di questo prodotto, una volta che lo conosci, non ce l'avrà più. Quando applichi il pennello ha tanto payoff e quindi se non sfumi bene ti va a macchie. Se invece tu prelevi con la punta e proprio ti sfiori la guancia e costruisci mano a mano, ti viene un effetto sculpting che è qualcosa di fenomenale. E questa costa sui 10 euro se non erro. 10 euro giù di lì, ma tanto da Wycon, da Kiko, fanno sempre tanti saldi. Questa datevi un occhio, ci sono 3 o 4 shade disponibili, le altre mi sembravano troppo scure. Considerate che questa l'ho utilizzata anche d'estate, io d'estate quando prendo il sole mi abbronzo tanto e comunque mi faceva effetto contouring, meno evidente rispetto all'inverno, quindi per darvi una, come dire, un'idea di colore. Adesso parliamo di sopracciglia. Questa poltiglia marrone l'ho sempre trovata nel calendario dell'avvento di MAC che mi ha regalato Andrea l'anno scorso. Questo qui è il brow set di MAC, dovrebbe essere trasparente, è trasparente quando ve lo danno, è un gel fissante, non ti rende le sopracciglia dure in carta pestate, in carta pecorite, però senti che sono belle fisse. Io talvolta, siccome qui ho un pelo ribelle anche se lo taglio mi ritorna sempre giù, lo prendo senza ricercare il prodotto, vado a ripettinare e me le rimette a posto. Quindi questo per farvi capire che non le fissa come una lacca fortissima. Una volta ne provai uno di Benefit, mi sembrava di aver messo cemento. Mi dà un effetto naturale che mi piace tanto e in questo momento mi dà anche un tocco di colore, perché essendo trasparente e applicandolo poi sopra le pomade, le setole sono inevitabilmente macchiate e quindi questo, quando vai a reinserire il prodotto, sporca il prodotto all'interno. Per me non è un problema, però vi voglio dire che non è un mascara colorato. Quando lo comprate nuovo, se deciderete di comprarlo, è trasparente. Allora, ci sono 4 prodottini labbra e 4, 5, 6, 7, 7 prodotti occhi. Perché, vi chiederete? Perché ovviamente con le mascherine abbiamo truccato decisamente di più gli occhi, almeno io. E non so se ve lo state chiedendo, se vi piace questo esperimento che ho fatto un po' fuori dalla mia comfort zone di make-up. È la prima volta che faccio questo make-up, l'ho sempre avuto in mente e penso che lo voglio sfoggiare a Capodanno proprio con quest'abito di Shane che vi ha fatto impazzire nel video in cui ve l'ho mostrato. E sto parlando di questa piccola che è entrata, ma non a gamba tesa, con tutte e due a gambe tese, nella mia top del 2021, ovvero la Natasha Denona Holiday Exclusive e la Mini Metropolis, la palette con 5 ombretti e un pennellino che ancora non ho mai utilizzato, devo dirvi la verità. Il pennellino è ancora qui, sempre ottanio come il colore della palette, è un pennellino piccolo da sfumatura, ma ne ho talmente tanti che devo anche pulire, che non... Questa qui è piena di ditate adesso, è una palette che mi ha decisamente sorpresa. Quando ve la mostrai nell'haul del Black Friday, vi dissi che non mi entusiasmò particolarmente. Vi dico subito qual è stato il mio iniziale problema con questa palette. Il problema è che a me piaceva tantissimo questo verde, che è quello che ho applicato sulla palpebra mobile oggi. Il problema è che sembravano dei metallizzati dalle ADV che ho visto, in realtà è come se fossero dei glitter pressati, quindi quando lo utilizzi, anche se non hai fatto la base, la prima volta avevo la base fatta e mi sono dovuta ristruccare, avevo brillantini a mo' di Edward Cullen anche dentro il naso. E ho detto, magari ho sbagliato io, ho fatto tanti tentativi con questo bronzo dorato e il verde fino a quando non ho trovato il mio equilibrio e ho capito che in realtà sì, il verde ha pure molti glitter, ma è meno glitterato di quello dorato perché l'ho potuto lavorare meglio anche oggi sugli occhi. Infatti il verde l'ho utilizzato tantissimissimo nella rima inferiore insieme al senape e al marrone nella piega e nella palpebra fissa, e cosa veniva sugli occhi verdi?
neanche ve lo dico. Oggi invece ho fatto questa cosa e il dorato l'ho voluto mettere all'angolo interno e ovviamente dove l'ho messo mi sono volati i brillantini ovunque. Quindi questa è l'unica pecca che mi sento di dire su questa palette, ma perché io non ho colle per glitter e nessuno dice che dobbiamo utilizzare una colla per glitter. Ma i matte cosa sono? Io li ho messi la mattina, ho beccato la pioggia, mi sono bagnata il viso, erano lì intatti, non si erano spostati di una virgola. Io non utilizzo più il primer per gli ombretti, utilizzo il correttore che fisso con la cipria e basta. E ragazzi, la resa di questi ombretti matte, questo qui, cioè, a parte burro, ma questo marrone, ce li ho tutti quanti oggi sugli occhi, quindi se volete capire la resa e la pigmentazione sono qualcosa di fenomenale. Io ho appena appoggiato le dita e veramente qualcosa di wow. Quindi questa palettina per 25 euro, se è ancora disponibile, vi dico correte a occhi chiusi, perché avete, cioè, la cosa bella di questa palette è che ti puoi creare tantissimi look basic da tutti i giorni, poi se vuoi il pop of color o qualcosa di più particolare la puoi creare. Quindi questa qui ti basta anche come palette da viaggio, secondo me, a seconda della lunghezza del viaggio, perché ti puoi creare look da tutti i giorni e look un po' più yeah. Sempre a tema di ombretti, allora, come non menzionarvi sempre questi due prodotti, perché uno l'ho desiderato per una vita intera, ovvero Club di MAC, questo duochrome verde marrone che io sboccio sempre sul medio, abbiate pazienza. Questo duochrome devastante, meraviglioso. Io ho un solo problema, che purtroppo su di me, non usando i primer, alcuni ombretti dopo un po' iniziano a perdere intensità, ma mi durano tutto il giorno e Club fa una di queste cose. E poi I'm Into It, questo borgogna che credo sia della linea Powder Matte, perché è di una secchezza impressionante, ma ci crei degli smoky che ciao ciao a tutti. Poi questi due insieme, ma non è finita, perché grazie a Giulia Cova ho scoperto una combo. Lei, avevo questi due ombretti che ho sempre desiderato, che mi avevano lasciato un po' e lei mi ha trovato la soluzione. Di recente, con il Black Friday di MAC, ho preso il mio primo paint pot ed era nel calendario dell'avvento di quest'anno, quindi l'ho visto e me ne sono innamorata, e si chiama Bougie. Praticamente è l'ombretto in crema di Blue Brown. Questo ombretto, io lo vedete così, appena lo applico sugli occhi, su di me scompare il blu, viene solo il marrone. Io non ve lo so spiegare perché, anche quando lo sboccio con le dita si vede il duochrome, rende l'idea, è bellissimo, è spettacolare, ok? Questo effetto sull'occhio non viene né se ci metto la colla, né se vado a pregare a Lourdes, né se viene, non lo so, il santo del make up a dire ti prego dai questo effetto sull'occhio. Quindi, per dare un pop of color ad un altro ombretto che non utilizzavo da tanto, che ho comprato per vezzo, mi ricordo era una soddisfazione lavorativa, ho detto mi voglio fare un regalo, lavoravo a Firenze, avevo Sephora davvero accanto, ho preso di Urban Decay Solstice. Adesso hanno cambiato anche il packaging e lei diceva in questo video: se voi provate Solstice sopra Bougie voi impazzirete. E io adesso vi faccio vedere la magia di questi due assieme. Cioè, se a me questo effetto duochrome non viene, ora vedete questo effetto sparaflescioso? Non è così sparaflescioso, ma comunque mi rende l'idea, perché è una specie di rosato glitteratino, questo qui di Solstice, e quindi mi va a evidenziare la componente più rosata e duochrome, perché di base anche questo ha un po' di blu verde, e non lo so, si sposano benissimo e danno il meglio di sé insieme. Quindi insieme sono una meravigliosa bomba, e grazie a Giulia che me l'hai fatto scoprire, perché così sto utilizzando molto più spesso Bougie, perché sul mio occhio sembra semplicemente un ombretto marrone sfumato. Breve, ma non per importanza, menzione a questi due eyeliner che sono tipo la vita. Uno è il Catrice Calligraph Pro Matte Liner Waterproof Precise, insomma, più lungo di così, ha questa punta così lunga che non vi deve spaventare, è di una precisione, di una finezza, di un'intensità, di un matte, di una meraviglia. Ce l'ho da tantissimi mesi, non si è mai scaricato, è sempre intenso,
meraviglioso, inizio ogni tanto a perdere colpi e quindi non riesco a fare la codina sottile, 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 e l'abbino a questo, che è l'Essence Easy Brush Liner, che ha anche lui questa setola non in feltro rigido ma morbido, che mi consente di dare quel tocco di puntina, proprio tink, e questo è un po' più lucidino, ma tanto per definire o ripulire un po' le liner è perfetto. Questo da solo non mi piace quanto questo da solo. Questo abbinato a questo è perfetto, ma questo già da sé fa per tre, mentre invece questo da solo no. Ma insieme, wow, tutti. Adesso passiamo ai prodotti labbra. Essendo da 2 anni con le mascherine, e dato che si prospetta un terzo anno con le mascherine, non ho mai, quasi mai indossato dei colori sgargianti, perché poi anche la tinta più fantastica, non waterproof, tranne quelle di Maybelline, le Chocolat, un po' mi sbavavano e non mi piaceva perché a contatto con la mascherina poi mi creavano il baffo. Quindi ho optato per i nudes. Scusate, ma la mia fotocamera si è spenta da sé. Allora, questo rossetto, stavo dicendo, è il mio, a parte che sono in pandan. Quasi, forse questo è più verde, questo è più ottaneo. A parte avere il packaging soft touch, a parte adorare questo colore, è della collezione di Mulac. Questo qui, Kali e Shiva, se non ricordo male. O Kali era la parte di questo rossetto. Insomma, questo rossetto si chiama Nipple, quindi capezzolo. Cosa non è? Io ve lo swatcho. Questo rossetto è il primo nude della mia vita. Aspettate, perché avevo un pezzettino di coso struccante che mi è rimasto qui. Questo è il primo rossetto nude di tutta la mia vita, di tutti quelli che io ho provato, che non mi fa effetto morta affogata, che non è troppo rosato, perché i rosati non mi stanno piacendo. Mi piacciono, ma dipende dal sottotono. È perfetto, è meraviglioso. E io lo amo, ci sono affezionata perché è il rossetto che ho utilizzato, che indossavo sotto la mascherina, a tutti i colloqui di lavoro che ho fatto prima di scegliere di lavorare nel posto dove sono adesso, e quindi ha proprio un valore affettivo e credo che lo terminerò perché un bel po' l'ho utilizzato. Sì. Gli altri due che vi mostro sono di MAC, e questi qui sono degli Evergreen, Velvet Teddy e Mocha. Ora vi dico, siccome io ho le labbra molto 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 pigmentate, e adesso vi swatcho il colore di Velvet Teddy e di Mocha. Velvet Teddy, quando lo applico sulle mie labbra, avete presente l'effetto My Lips But Better? Ecco, questo è My Lips, perché But Better, cioè nel senso, sembrano le mie labbra un po' più dritte, perché a me sembra assurdo pensare che le mie labbra abbiano questo colore, ma quando lo applico sembra che io non abbia nulla. Semplicemente ho le labbra più uniformi e mi piace tantissimo perché è uno di quei rossetti che posso applicare senza dover stare troppo a disperarmi per farlo preciso. È questo qui, quindi questo è Nipple di Mulac, mentre invece questo è Velvet Teddy. Sembrano molto simili, ma quello di Mulac è un po' più nude. Mocha invece ha un sottotono un po' più aranciato, quindi quando io lo applico, se vado sotto il sole, la componente più aranciata emerge, emerge tantissimo, ma anche questo è un colore che trovo davvero stupendo. Quindi, come potete vedere, un'anima molto nude, che tra parentesi si sposa benissimo con tutti gli ombretti che vi ho fatto vedere poc'anzi. Quindi diciamo che sono dei look combinati perché davvero riutilizzati. E poi l'ultimo è stato questo gloss, che in realtà è un lip gloss, trovato sempre nel calendario dell'avvento che mi ha regalato Andre. Questo è nella colorazione, mo ve lo dico, Spice, e lo indosso anche oggi, e di base ho Nipple, quindi dove sei? La base di oggi è Nipple con Spice, che è di questo colore qui. Sembra molto pigmentato, ma una volta che lo applichi sulle labbra ti dà soltanto un velo di colore. Praticamente anche questo, se lo metto sulle mie labbra, è un My Lips Shiny, perché le mie labbra evidentemente sono così scure. Non, cioè dal vivo non mi sembra così. Ci sono delle cose che non mi spiego, come il perché di Bougie che sui miei occhi non mi fa vedere quell'effetto duochrome del blu e che mi spara fuori il blu. Probabilmente chi studia, chi capisce, chi se ne intende di armocromia mi sa spiegare il motivo. Io non lo so.
Molto 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 bene. Io spero di non avervi annoiati e che vi siano piaciuti i prodottini che vi ho mostrato. Sono tutte cose che ho utilizzato davvero. Spero che apprezzerete la cosa e che si capisca che sono assolutamente sincera. Se vi interessava il link dei gioielli, già ve l'ho detto, ve lo metto giù nell'info box. Non c'è né sponsorizzazione né affiliazione, assolutamente nulla. Mi sento di promuovere dei brand validi in questo marasma di cose sature, false e insipide. Spero di avervi tenuto compagnia per questo 2021. Per me è stato un anno davvero provante, quasi peggio del 2020, se non decisamente peggio. Ho avuto un excursus che attraverso i video io riesco a vedere, che alcuni di voi hanno percepito, ma siamo in dirittura d'arrivo, l'anno volge al termine e davvero vorrei salutare il nuovo anno con una nuova me a livello fisico, mentale, proprio psicologico, introspettivo, e una delle costanti di questo 2021, non lo dico per lecchinaggio, e lo dico alla fine proprio perché chi è rimasto fino alla fine sa che è dedicato a lui o a lei questo messaggio, il fatto che voi comunque ci siate stati dall'inizio alla fine. Se per tanto tempo non condividevo nulla e all'improvviso condividevo qualcosa, voi eravate pronti a rispondere, a darmi i vostri pareri, a comprendere i miei silenzi, ad abbracciare le mie fragilità che talvolta sono emerse. Insomma, il mio grazie grande va anche a voi che siete stati con me, avete scelto di rimanere con me in questo canale. È molto strano, non costante, ma perché la vita è così, la vita non è costante, la vita è fatta di alti e bassi e l'importante è rialzarsi sempre. Se si fa mano nella mano, magari è più semplice. Non voglio blaterare più, vi ringrazio tantissimo, vi auguro uno splendido inizio anno, spero che siate tutti attenti, che possiate iniziare l'anno senza preoccupazioni legate al virus e ci rivediamo l'anno prossimo.